Ciao bimbe, oggi vi farò vedere un tutorial su come fare le creazioni in resina. Innanzitutto serve della resina, io ho questa qui della Resin Pro, soluzione A e soluzione B, effetto trasparente. Poi servirà una cannuccia per mandare via eventuali bolle che si creano con la resina, delle palettine per girare il caffè, ma in questo caso servirà per girare la resina, due bicchieri di plastica che posso benissimo riutilizzare e ovviamente glitter, smalti per colorare le creazioni. Ovviamente qui vi faccio vedere la mia collezione di glitter, ma si può, ripeto, si possono usare benissimo anche colori, anche gessetti colorati. Poi la cosa più importante servono gli stampi. Questi qui sono quelli di IKEA che ho comprato e questi li ho comprati in un mercato che c'era qui a Firenze. Allora, posizioniamoci per bene, qui vi faccio vedere altri stampi e come prima cosa prendiamo la bilancia, io uso questa qui, la bilancia da cucina e andiamo a fare la proporzione, non riesco a parlare. E la proporzione sarebbe 100 a 60, quindi metto di soluzione A 20 grammi. Ora vi faccio vedere anche il numero sulla bilancia. Devo essere sincera, questa proporzione me l'ha risolta mia sorella perché io non mi ricordo veramente come fare a fare le proporzioni. Ditemi anche se ci sono tra di voi alcune ragazze che hanno gli stessi problemi miei con i calcoli e le proporzioni, perché l'ultima proporzione che ho fatto sarà, come si dice, alle medie. Poi prendo la soluzione B che metto 12 grammi, ovviamente a zero, oppure posso anche lasciare 20, almeno faccio prima, però io mi trovo bene in questa maniera e vado a versare anche il componente B. Una volta versato anche il componente B, vado a togliere la bilancia e con la palettina del caffè oppure anche un cucchiaino di plastica vado a girare il composto senza far creare delle bolle. Poi se ci sono delle bolle andrò a soffiare dentro con la cannuccia e andranno via. Ovviamente stateci un pochettino di più, almeno la resina diventa, diciamo, molto unita. Non so se mi spiego, perché se la girate poco, delle volte le creazioni non si seccano e non catalizzano bene. Prendiamo il nostro stampo e andiamo a colare il primo strato di resina. In questo caso io farò dei cuoricini glitterati, quindi vado a mettere la resina e poi, come passaggio dopo, andrò a sistemare i glitter all'interno.
Questi sono i passaggi che faccio io durante le colate in resina e ora vi lascio al video. Allora, sono passate un po' di ore, ora questi qua sono di fake, cioè fatti male. L'unico carino che avevo fatto l'altro giorno era questo qua, dovrebbe essere più o meno questo l'effetto degli stampini a cuore. Quindi io direi di partire subito con questi qua e direi di partire da, spero, magari mi metto così e lo riuscite a vedere meglio. Io spero siano asciutti, ma credo di sì. Sì, sono asciutti. E questo è il primo. Ora io spero che si veda. Ed è con i glitter. In teoria erano rosina, però in fotocamera risultano un pochettino più oro, ma no, in realtà non sono color oro. Ora io cerco di mettere a fuoco, ma non vuole mettere a fuoco, ecco, magari così da lontano sembrano oro, devo essere sincera. Quindi poi facciamo quelli in oro rosa e questo, ok, e l'altro, oddio, no, questi cuoricini sono veramente carini, con i glitter sono ancora più bellini perché a tinta unita non mi fanno impazzire. E questo è l'altro, ovvero l'ultimo. Passiamo a quelli rossi che mi fanno impazzire, ma dovrei riuscirci. E vabbè, comunque sono, ok, sì, ci stanno, e sono questi cuoricini qua, stra belli. Passiamo invece a questi qua, che sono quelli che ci tengo di più. Mamma mia, questa è venuta strapesante, il fondo tutto rosso. No, vabbè, carina, si è spostato un pochettino lo stickersino, però è molto molto carina, cioè guardate, no, questa è veramente carina, credo ne farò altri. Ora sono tornata dalla passeggiata e ne farò altri. Qui c'è una cosa che sapete che per me è importante, e io spero, ok, giriamo, siamo pronti? No, vabbè, si è spostata un pochettino, verso l'alto, però è carina. No, queste qui sono quelle secondo me che sono venute meglio. Infatti ora credo farò un'altra colata con altri, sempre con la Tour Eiffel, perché voglio stare in tema Tour Eiffel. Però sono veramente, veramente carini. Ve li metto tutti qua. Vediamo se riesco. Anzi no, guarda. Guardate, faccio così. Ve li faccio vedere così tutti belli attaccati. E sono quindi... aspettate che giro. E sono questi qua.
Allora, i cuoricini, vabbè, sono sempre belli, ma anche queste due tavolette, sono veramente carine. Questa se, mi piace di più, devo essere sincera, rispetto a questa qua, perché si è spostata un pochettino la torre, dato che sono una persona molto precisa io. Quando mi si spostano gli stickers divento pazza, veramente. Niente, che il video tutorial, scopriamo le creazioni. Vi sia piaciuto, fatemelo sapere giù nei commentini. Io vi mando tanti baci, tanti abbracci e ci vediamo al prossimo video.